Allora, per i posteri, cioè per chi vi dà la registrazione, questa è la seconda puntata di un esperimento molto interessante e intrigante, e cioè a mo' di speed date, pochi minuti per valutare rapidamente dei progetti proposti dai soci Tau Visual all'attenzione di Denis Curti, che grazie alla sua vivacità percettiva, intellettuale e competenza senza pari, oggettivamente, dà dei tocchi, dei ritocchi in bene e in male a questa percezione, permettendo non solo a chi sta mostrando le proprie immagini di aggiungere elementi al proprio percorso creativo e artistico, ma anche, direi, soprattutto a coloro i quali, e un applauso silenzioso va a coloro i quali non hanno le foto in visione, ma sono presenti lo stesso per sentire che dicono, per percepire quello che Denis ha da raccontare e per attingere alla creatività e alle intuizioni dei colleghi, quando più, quando meno, aderenti a quello che sia come proprio patrimonio di sentito, ma sempre, sempre input importanti. C'è stata la proposta di 52 progetti, se ne riesce a fare una dozzina alla volta. Abbiamo una dozzina di colleghi che vanno sotto torchio, 5 minuti a testa, di cui un minuto di presentazione da parte del collega e 4 di assaggio. Dopodiché, sulla pagina www.artefotografica.org/denis-curti.php, comunque lo mettiamo in sovraimpressione, tutti i progetti sono raccolti e visionabili con calma. La scaletta questa volta non è strettamente in ordine alfabetico, ma è in ordine alfabetico alterato dalle necessità che alcuni dei colleghi avevano. Per quello chiedevo, Pierluigi De Sì, ci sei? E ci sei anche in tutto il tuo splendore? Ti sentiamo, vai, racconti in un minutino Sì. il tuo progetto Mare Fuori. Mare fuori, sì, il titolo risale allo scorso anno, quindi non ha niente a che vedere con questa serie TV recente. Sono stato coinvolto in questo progetto che ha come tema isolitudine. L'ho affrontato in questo modo. Io abito in un'isola, la Sardegna. Ti devi relazionare con il mare per forza di cose. Allora, in questa occasione sono andato e ho voluto riguardarlo, il mare, e l'ho guardato a 180 gradi. E lo sguardo l'ho frazionato in 8 fotogrammi, ognuno con un ottavo di tempo di posa. È venuta fuori questa panoramica. Ho scritto poi il motivo per cui ho realizzato questo. Non so se è il caso di leggerlo o... Per esteso no, racconta tu No. due parole. Sì, sostanzialmente ho dovuto riflettere, avendo avuto questa richiesta, su che cosa rappresenta, l'isola o lo stare in un'isola. E quindi sono andato indietro a ritrovare i ricordi, quando è la prima volta che io ho avuto un contatto con il mare. E stranamente ho ritrovato una vecchia fotografia di quando ero piccolo, ero in braccio a mia madre, ma il mare è alle mie spalle, quindi non lo sto guardando. Mia madre lo stesso non lo guarda. La foto l'ha scattata mio padre e probabilmente era l'unico che in realtà ha visto il mare. E l'altro ricordo che mi è balenato subito è un po' più grande, è un principio di, cioè mi ritrovo sott'acqua a diversi metri di profondità perché avevo perso il controllo e qualcuno mi tira su, mi acchiappa per i capelli e mi riporta a galla. Questo tema ha fatto venire in me questi due ricordi e sono dovuto tornare sulla costa
ovest dell'isola e riguardare e stare davanti al mare e relazionarmi con lui. E quindi Ok. queste 8 immagini. Grazie per Luigi. Grazie a voi. Grazie per Luigi. La partenza è sempre un po'. Sì. Abbi pazienza, ma bisogna carburare. Allora, il tema che hai affrontato è sicuramente molto interessante, perché sono abbastanza convinto di due cose, dopo le parole che hai detto, che la fotografia spesso coincide con la vita, e questa non è una coincidenza. Coincide nel senso che comunque poi gli autori la raccontano, no? E la dimensione autobiografica che c'è nei progetti è sempre molto evidente. E da quello che dici tu, la fotografia diventa quindi una necessità, non solo coincide con la vita, ma diventa una necessità precisa. Detto questo, le tue fotografie, a mio parere, così molto, molto delicate sicuramente, non riescono ad essere, perdonami se lo dico con questa franchezza, all'altezza del progetto. Cioè non trovo una corrispondenza così coerente con le cose che dici. Cioè, secondo me sei rimasto troppo sul bordo delle tue storie e invece ci dovresti entrare con molta più forza, anche perché da un punto di vista estetico queste tue fotografie ci riportano, sto dicendo delle cose scontate, all'esperienza visiva di Sugimoto, che sul mare ha già fatto tantissimo, cioè ha già detto tutto, no? È come se tu decidessi di andare a fare un reportage sulle feste religiose e non tieni conto del lavoro che ha fatto Ferdinando Scianna in un'altra isola che non è la Sardegna, ma la Sicilia. Cioè, bisogna tenere conto di quello che si è prodotto, tentare di riscriverlo, di rinnovarlo. E ti dico anche un altro autore che secondo me potresti guardare per capire qual è lo scarto in più che ha fatto e che si chiama Marco Palmieri, che io è un autore che mi piace moltissimo. E lui addirittura ricostruisce tutto, questo mare che tu hai fotografato, queste visioni, viene ricostruito. Ecco, però per me sei rimasto troppo sul bordo, invece dentro quel mare ti ci devi buttare, no? Non, questo è Sì. Di quello che mi viene da dire. Sugimoto c'è il tempo lungo, quindi l'ho guardato, lo conosco. Certo, immagino, Sì. immagino. Va bene, Ottimo, grazie. grazie. Chiara Malaspina di Orezzoli. Oh, Orezzoli. Eccomi, ciao Orezzoli, Orezzoli, era Orezzoli. corretto. Ciao Chiara, vai Ciao, col tuo minutino. vado. Io per non sforare ho scritto un piccolo testo, quindi vado. Allora, innanzitutto, ciao, piacere a tutti, sono Chiara Malaspina, mi occupo di fotografia da qualche anno, la faccio, la insegno, a volte provo a spiegarla. E il progetto che vediamo oggi ha avuto in realtà le sue origini una quindicina di anni fa, come progetto di tesi al termine del mio percorso accademico in IED, e si fonda principalmente sul ritratto, che è un po' il mio pane quotidiano, il mio primo innamoramento, insomma, un po' come si dice di solito, il primo amore non si scorda mai. Per me il ritratto è la risposta a una domanda: chi sono? E come specchi che riflettono e al tempo stesso distorcono, i miei ritratti cercano di mettere in comunicazione mondi distanti, nel tempo e nello spazio. In ogni volto è possibile intravedere chi ci ha preceduto e la storia di cui siamo il risultato intermedio. La nostra identità, frammentata per natura e per cultura, si risolve nell'istante sospeso della fotografia e si mescola rivelando un ritratto dentro al ritratto dove ogni parte è perfettamente compatibile. Scusateci. Era il mio minuto. Ed un nuovo volto, una nuova identità emerge da questo triplice accostamento, cioè il volto del soggetto, l'opera d'arte e il mio sguardo su entrambi. Io spero che si sia capito un po', quello che volevo dire. Ho cercato di rimanere nel mio minutino.
Ma scusami, Chiara, volevo chiederti, ma certo. I nomi che ci sono sotto, che cosa sono? Sono un mix del nome del soggetto che ho fotografato io e dell'autore dell'opera d'arte che è stata mischiata alla mia fotografia. Quindi, ad esempio, stiamo vedendo Alessia Klimt. Alessia è il nome, ovviamente, della persona che ho fotografato e Klimt è il pittore che ha dipinto, ovviamente, la Giuditta prima, che è quella che ho utilizzato per mischiarla con la mia foto. Qua c'era un ritratto della Cameron, questo è un ritratto di Van Eyck insieme al ritratto che ho fatto io a un mio soggetto che si chiama Alberto. Questa è la Madonna di Antonello da Messina mischiata a un ritratto che ho fatto io di Valentina. E in pratica io, dopo aver fatto i ritratti a queste persone, cerco una corrispondenza nei miei punti cardine, nei miei riferimenti visivi, che derivano dalla mia cultura, da quello che ho studiato, che conosco, che mi piace, per cercare di capire un po' qual è il punto di contatto fra quello che faccio io e quello che è stato fatto e che mi ha influenzato a fare le cose come le faccio io. Ovviamente una mia grande, come dire, ispirazione deriva un po' da chi ha proprio dietro di lei in questo momento, che è Galimberti, vedo, sbircio dietro di lei, se non sbaglio. Ah, sì. Quindi è una sorta di ready-made, vuoi dire? A metà, nel senso, io avevo iniziato più con un ready-made, poi andando avanti col progetto l'ho un po' rimescolato, ripensato. All'inizio era proprio chiaramente derivante dal suo, erano proprio quadrati messi, disposti uno accanto all'altro. E poi l'ho fatto un pochino più mio, pensando più a una divisione equa, cioè metà delle linee delle mie opere sono i miei ritratti e metà sono le opere d'arte a cui si ispirano o che li hanno ispirati, si potrebbe dire la stessa cosa. Ma il intanto grazie, Chiara. Diciamo, non è facilissimo anche qua trovare le parole giuste così in pochissimo tempo, ma diciamo che la cosa che mi lascia un po' perplesso è che, te lo dico proprio così d'amblè, che a me sarebbe piaciuto vedere i ritratti, punto. Non perché, come dire, hai trovato un trucco, quello che usi tu è un trucco. E io penso invece che il tuo interesse principale vero sia proprio quello di fare dei ritratti, no? Perché poi prima citavi Maurizio qua dietro, che in realtà, come dire, lui fa le foto, non è che, cioè, poi quello lì diventa linguaggio, no? Allora, l'altra volta forse citavamo un po' il lavoro, per esempio, di Lartigue, no? Sì. Che è un autore con il quale ho lavorato, cioè sul suo archivio naturalmente, non direttamente con lui, no? Però abbiamo trovato un sacco di quaderni, un sacco di album, l'abbiamo studiato, eccetera, no? E quello che lui, diciamo, l'insegnamento, non so se questa cosa in qualche modo può esserti utile, spero di sì, Chiara, perché lui diceva: accidenti, ma ci sono troppe fotografie, ci sono tante fotografie, no? Quelle che faceva anche lui, no? Che erano, insomma, scattava tantissimo, molti erano ritratti i suoi, no? E faceva questo paragone tra le albicocche e la marmellata, che ti sembrerà un po' assurdo, però è un po' quello che voglio dirti, no? E lui diceva: io ce le ho a disposizione tutte, ma io ho questo grande desiderio di mangiare il frutto fresco, no? Il frutto appena staccato dall'albero. Poi con il resto invece ci possiamo fare la marmellata, ma la marmellata non è assolutamente all'altezza del frutto fresco appena raccolto dall'albero. Ecco, allora è un po' questo che voglio dirti, cioè capisco il tuo bisogno
citazionista, perché evidentemente, però questo bisogno citazionista lo devi spogliare, lo devi ridurre, lo devi allontanare, perché altrimenti è un trucco, è come se tu avessi messo davanti al tuo obiettivo un filtro, qualche cosa, no? E vieni lì. Mentre invece, anche qua, come dicevamo prima con Pierluigi, mi sembra che tu, adesso questa ti chiedo già scusa prima se te lo dico così, magari sbaglio, però tu ti nascondi dietro quel trucco, perché io credo che tu dentro quei ritratti ti stai specchiando, o comunque avresti voglia di specchiarti, perché sono persone che hai scelto tu, che ci vuoi raccontare, e tu, mentre insomma, hai scelto Julia Margaret Cameron, hai scelto insomma degli artisti anche importanti che dicono un sacco di cose di loro, no? E la guarda, è incredibile, perché nella dimensione biografica noi probabilmente della pittura abbiamo una conoscenza che è molto più vasta, no? Perché se io ti dico, guarda, c'è un quadro lungo quasi 12 metri conservato in Spagna in bianco e nero, tu hai già capito che sto parlando del Guernica. E non ti devo neanche dire che l'ha fatto Pablo Picasso, perché lo conosci, sai come si vestiva, sai come la pensava, sai cosa diceva, cosa pensava della guerra. Allo stesso modo, se io ti cito la fotografia del Vietnam Girl, no? E dove c'è la ragazza, cioè, chi è che si ricorda chi ha fatto quella fotografia lì? C'è una dimensione biografica che si porta presso la pittura che la fotografia non ha. Tu devi lavorare su quella, devi lavorare sulla tua biografia, devi abbandonare quelli, li tieni come stimolo, però poi devi fare delle fotografie, devi prendere coraggio e svelare completamente. Non so se, sì, ci ho se ci ho preso. È molto chiaro, grazie. A te, Chiara. Grazie, Chiara. Oh, abbiamo Tony Carbone, Toseca, per gli amici, ci sei? Sì, ciao, buonasera. Dove sei? Ah, ecco, Tony Sergio Carbone. Sì. Eccoci qua. Vai col tuo minutino. Sono onorato di essere qui, veramente incredibile. Grazie. Allora, sono Tony Sergio Carbone, mi occupo di fotografia, anche un po' di arte. Questa, diciamo, forse in questo progetto è la prima volta che, diciamo, ho osato di fare qualcosa che mi sentivo di fare, ma, diciamo, rompendo un po' gli schemi e quello che ti insegna la fotografia. Quindi ho fatto questo progetto, e in questo progetto racconto il paesaggio della Langa, che per chi non lo sa è in Piemonte, è una zona vitivinicola a quanto pare, e io mi sono innamorato di questo posto, e praticamente il messaggio che passa attraverso queste immagini è la bellezza di questo luogo, ma anche delle volte l'impossibilità di goderne appieno, perché oggi il mondo corre un po' troppo in fretta, i social network, i filtri fotografici distorgono la realtà, e io per questo ho deciso anche di esagerare con la saturazione, con contrasti e tutto un po', e in particolare con le forme, perché questi paesaggi esistono, non ho tolto nulla, ma sono paesaggi di 180 gradi che realmente uno, per vederli in un insieme, deve fare una rotazione di 180 gradi per l'appunto, e invece così con un colpo d'occhio riusciamo in tutta fretta a vedere questo grande paesaggio. I colori, questi cieli così, sono realmente colti in momenti particolari. Questo riflette un po' il mio stile di vita, quello di portare con me sempre una macchina fotografica e raccogliere i momenti che altrimenti si perderebbero. C'è anche un lavoro di tentata tridimensionalità, quindi senza avere supporti tecnici, diciamo, ho cercato di dare una profondità a questo paesaggio che si vede,
avere una specie di immersione dentro queste immagini qua. E poi anche un po' l'esagerazione dei colori porta anche un po' porta me a risentire un po' i sentimenti che avevo nel momento in cui guardavo questi paesaggi qua. E quindi un po' uno stimolo della mente, dove siamo un po' tutti assuefatti dalle immagini, quindi ho cercato di stimolare ulteriormente, ecco, lo spettatore. Ok, grazie Tony. Diciamo, questo tuo progetto ci riporta un po' alle cose che abbiamo detto prima di Chiara, no? Nel senso che sono, come dire, delle, diciamo, che non so cosa ne pensate voi, poi potrebbe anche essere interessante, parlo con Roberto soprattutto, avere magari anche l'occasione di un'alzata di mano o di un pollice su, di un pollice giù, no? Perché a volte avere l'impressione di tutti gli altri amici è interessante. Tony, tu hai usato dei sinonimi della fotografia, non hai usato la fotografia. Cioè, hai un po' premuto troppo sull'acceleratore, secondo me. Io le langhe le conosco abbastanza bene, ci ho fatto anche la mostra di L'Artigue per l'appunto proprio lì ad Alba, e anche altre operazioni. E come dire, è una terra tranquilla, appunto accogliente, che accoglie dei vitigni meravigliosi, eccetera. Secondo me, io posso dire che hai premuto un po' troppo sull'acceleratore, che hai un po' esagerato con queste distorsioni per arrivare al 3D. Anche qua, come ho detto a Chiara e come dicevo anche a Pierluigi, che è stato il primo che ci ha mostrato le fotografie, sarebbe bello poter vedere le cose, diciamo, senza tutte questi filtri, no? Perché appunto, secondo me, hai usato un po' un sinonimo della fotografia. Io faccio fatica a riconoscere le tue immagini come immagini che appartengono all'idea della fotografia. Due cose ti voglio dire. La prima è che le immagini servono a tante cose, no? A informare, a capire, a conoscere, eccetera, e appunto a ricordare. Tu devi considerare che noi, che gli uomini e le donne naturalmente, non possono dimenticare automaticamente, come le macchine, no? Che cancelli, no? Quindi, caro Tony, tu hai delle responsabilità verso quel territorio che ami, verso quel territorio che vuoi descrivere, e quindi lo devi trattare bene, come si deve trattare bene tutto. Cosa voglio dirti? Che noi stiamo vivendo in un'epoca, ve ne sarete accorti, e basta, come dire, accendere la televisione, viviamo in un mondo, forse lo dico in modo un po' troppo perentorio, ma questo è quello, siamo schiavi del design, no? Cioè, tutto è design. E siamo appena usciti dal Salone del Mobile, che adesso si chiama Design Week, no? Dove arriva tutto il mondo in città. Allora, quello che arriva da questa vera e propria dittatura del design, rispetto alla quale mi sembra che anche tu sia rimasto vittima, poi ti prego di rispondermi, io sono convinto che tutta questa scuola che arriva dove dobbiamo vedere bene, dobbiamo vedere oltre il nero, dobbiamo vedere nel modo un po' come ce lo fai vedere tu, da tutte le parti, eccetera, non faccia per niente bene agli occhi e non fa per niente bene al cuore. Quindi questa è, come dire, una rivoluzione che tu devi fare, un combattimento contro questa dittatura del design. Non devi restarne vittima e devi raccontarci le cose con i tuoi occhi, sapendo che tutto questo vedere, come ce lo vogliono suggerire loro, non è quello che ci interessa. Allora, ti voglio dare questo stimolo per dirti che non è una battaglia che tu devi fare
come dire, contro la tua volontà, ma sai che la devi fare perché vuoi bene a quel territorio e perché lo vuoi raccontare e perché non devi farti ingabbiare da questa stimolazione eccessiva che arriva dalla dittatura del design. Sono stato un po' troppo comunista, mi rendo conto, però la penso così. Ma io ti ringrazio per la tua profonda sincerità, ma quello che volevo aggiungere, non sono riuscito a spiegare tutto, poi sono anche un po' emozionato, dico la verità. Praticamente il racconto si completa, diciamo, in un discorso che va un po' a criticare la mancanza di tempo e il troppo social network. Per questo ho scelto la forma quadrata, perché ormai siamo tutti ben immersi in questi social network e non riconosciamo più la realtà. Poi, diciamo, nelle opere, quelle, diciamo, collezionabili, se notate in una, quella dell'autunno con i vigneti arancioni, c'è una gallina in mezzo ai filari, che è dipinta a mano. Quella lì... No, ma le tue immagini sono bonite. No, volevo sono... spiegare il motivo. Ti ripeto, cioè, poi alla fine, sai, tutte le spiegazioni vanno bene, poi quello che conta è quello che ti arriva. Ecco, quello che è arrivato a me è un po' quello che ho cercato di raccontarti, insomma. Va bene. Ti ringrazio, Tony. Grazie, Tony. Grazie, Dennis. Adesso, con nome o con pseudonimo, Filippo Rebuzzini o Ottavio Maledusi. Ci sei? Sì, ci sono. Dove sei? Vado con lo speech. Vai con lo speech, sì, ti lascio un attimo con il tuo fondale. Va bene. Condivido lo schermo. Ma sono io quello lì? Sì. Questa serie di ritratti è nata per caso con uno scatto di Giovanni Castel ed è proseguito altrettanto casualmente coinvolgendo via via fotografi e tanti lavori del mondo fotografico a cui chiedevo di concedermi qualche minuto, e tutto senza alcuna velità artistica. Negli anni ho ritratto oltre 150 soggetti con molti nomi altisonanti, Castel, Barbieri, Bacaus, Nino Migliori, per citarne alcuni. La serie non è comunque né una classifica né un censimento, è semplicemente quello che è stato il mio grado di separazione nella fotografia. Non a caso il nome scelto è Amici miei. La tecnica è sicuramente qualcosa di visto e rivisto, ma ritraendo i soggetti nel proprio ambiente e lasciandoli piuttosto liberi nelle pose, esce molto il carattere del personaggio ritratto. Fine. Perfetto. Si è sentito? Sì. Sì, avevo registrato per evitare. Perfetto. Si è capito. Vuoi dire qualcosa sulle singole. Sui singoli soggetti? No. Volevo. Maria Vittoria Bacaus, Giampaolo Barbieri, Marina Alessi, Maurizio Galimberti, Mauro Balletti, Toni Torimbert, Gianni Berengo Gardin, Angelo Ferrillo, Nino Migliori, Settimio Benedusi e Giovanni. Allora, grazie Filippo. Intanto io, questo lavoro io lo conosco un po' perché mi hai fotografato, ti ringrazio, una foto che mi piace. E poi devo dire che effettivamente, come dici tu, guarda, la settimana scorsa ero da Nino Migliori e ho trovato la tua fotografia tra le molte che lui ha lì e mi ha fatto molto piacere vederla. Non so bene che cosa dirti, nel senso che mi sembra un lavoro, come dire, insomma, sono tante le foto che hai fatto e quindi questo dà forza al lavoro, il fatto che comunque sei riuscito a mettere insieme buona parte del mondo della fotografia con questa tecnica. No, io penso che sia un buon lavoro, è un bel progetto, dovrei vederlo
un po' più di attenzione per capire, diciamo, essendo stato io soggetto, un po' l'ho capito, no? Però, diciamo, quello che bisognerebbe comprendere meglio è quanto tu sia riuscito con questi ritratti multipli, con la presenza di questa persona che si ripete, ad entrare davvero nella dimensione, nella psicologia, no, delle persone. E allora, perché sai che cosa succede? Che quello che mi sembra di vedere che sta succedendo oggi è che davanti alle notizie ci sono solo delle reazioni, non so se mi spiego. È difficile che davanti alle immagini si riescano poi ad esprimere delle opinioni. Sono due cose diverse. Ci sono delle reazioni, possono essere di sorpresa, di rifiuto, di accettazione, di comprensione, le reazioni sono tantissime. Da lì ad avere delle opinioni il passo è lungo e molto complesso. Allora, la cosa che mi piace del tuo lavoro è proprio questa, che ci fa esprimere delle opinioni, perché tu vedi questa figura che si muove su un foglio di carta e fa delle cose, oppure fa molto poco, no? Ecco, allora, questo lavoro che fai tu, secondo me, ha questo come inteso come valore, cioè che è capace di costruire memoria. Questo mi ha sempre molto incuriosito, però lo conosco poco, ne ho viste poche e quindi non riesco ad andare oltre questa valutazione. Però ti faccio i miei complimenti perché hai messo insieme un bel gruppo di persone e il lavoro ha una sua omogeneità. A differenza degli altri, non ti sei nascosto. Qui è vero che usi un trucco come lo hanno usato gli altri e con i quali abbiamo discusso e chiacchierato, però c'è una possibilità di vedere e di entrare fisicamente nelle tue fotografie. Grazie. Perfetto, grazie del tempo. Grazie a te. Grazie Filippo, grazie a Denis. Ora abbiamo Mario Lisi, ci sei? Ci sono, eccomi qua, ciao a tutti, buonasera. Grazie. Sono ancora in macchina, non sono sceso perché non sapevo dove andare. Ero già in ritardo di mio, quindi non potevo trovare una collocazione migliore. Allora, parto con la mia presentazione. Io ho fatto questa esperienza tanti anni fa. È successo veramente, cioè io ho visto questa cosa perché nella mia stanza arrivava questa luce filtrata dalle tapparelle e la mia ragazza si è alzata sul letto e io da sotto ho visto un'immagine proprio simile a questa che state vedendo adesso. Da lì in poi ho provato, prima c'era ancora la pellicola, quindi ho fatto molta fatica a trovare e l'ho abbandonato un attimino. Poi con la digitale mi sono rimesso lì, ho provato e sono riuscito a trovare questa forma di espressione che mi piace molto perché racconta con poco una situazione, una forma, un corpo in questo caso e lascia immaginare tantissimo, cosa che le fotografie moderne ricchissime di dettagli non danno più questa possibilità. Tante volte si fa fatica a vedere subito la figura o che cosa è. Questo è un po' difficile, mi hanno detto di tutto, di quella lì che sta parlando adesso. Molti non riescono a focalizzarla subito, ma poi è uno stimolo per riuscire a leggerla. Cioè queste forme qui sono più definiscono di più le linee che le sfumature in una foto tante volte, perché vanno a toccare in maniera uniforme un percorso, secondo me, e diventa
arricchisce la descrizione dell'immagine. Queste sono ragazze che facevano lap dance più che culturisti, più che... Comunque, nelle due mostre che ho fatto, le persone mi hanno dato molta soddisfazione, mi hanno detto soprattutto che finivano il primo giro e mi dicevano posso fare un altro giro nella mostra? E cioè, certo che potevo fare un altro giro. Finito il secondo giro mi dicevano ma sai che il secondo giro è molto più bello del primo? Perché loro avevano imparato a leggere la foto, erano più veloci, si sentivano più bravi e vedevano molti altri particolari che al primo giro non avevano colto. Credo di aver esaurito il mio tempo. Grazie Mario. Grazie, ma ti volevo chiedere una cosa. Diciamo, le prime immagini che ci hai fatto vedere della tua ragazza con la tapparella, cioè sostanzialmente la tapparella non era del tutto abbassata, filtrava una luce era un'ombra che tu l'hai vista sul suo corpo. L'ho vista proprio in quella situazione lì, si è verificata una condizione molto particolare, che le luci erano molto forti. No, molto ma questo è chiarissimo. Ma le altre, le successive, sei andato a cercarle? Certo. Ho iniziato a vedere tutto un po' in questa misura, perché mi sono accorto che c'era qualcosa in più. Cioè riuscivo all'inizio non capivo cos'era, e proprio la mancanza di avere tutta l'informazione sull'immagine mi faceva lavorare, mi faceva sforzare per capire com'era, e questo aggiungeva qualcosa tipo una collaborazione tra io che avevo fatto la foto e chi la stava osservando, cioè c'era doveva, e poi ognuno se la immagina diversamente, la può completare a suo modo, quindi questa libertà qui che io ho percepito l'ho voluta sviluppare in questo progetto. Quindi tutte le altre, scusami se ti rifaccio la domanda, tu le hai in qualche modo ricreate, luce tra virgolette naturale? Non era più nella mia stanza dove abitavo, ma nel mio studio. Nel mio studio mi sono creato una luce che simulasse questo effetto, prima una luce continua e poi un flash, per riuscire a avere anche la possibilità di fotografare qualcuno che si muove velocemente, perché siamo perfettamente al buio, e basta, poi lì è fantasia, cioè abbiamo fatto un po' di situazioni diverse con ballerine, dicevo, con acrobate che fanno la lap dance e altre cose. Ho capito. Ma diciamo il lavoro anche qua, insomma, ci capitano, Roberto, dei lavori che per certi aspetti, come dire, hanno una verticalità quasi tematica o di approccio, no? Dove non abbiamo ancora visto un progetto, se non forse il primo, quello di Pierluigi, dove la fotografia è, come dire, è senza, è sinonimi, no? È fotografia davvero. Cosa voglio dire con questo? Che ci sono delle immagini che stanno nella storia della fotografia a pieno titolo. Il primo lavoro che mi viene in mente dopo che ho visto le tue fotografie sono le distorsioni di Cartez, che tutti quanti conoscete naturalmente, e che Cartez ha fatto utilizzando, sai, quegli specchi dei Luna Park, no? Ed è un lavoro, ho scoperto nel tempo, che lui ha fatto in pochissimo tempo e che è rimasto giustamente nella storia della fotografia, ma è stato un episodio. Se uno guarda tutto il lavoro di Cartez, quello lì è proprio un episodio unico che non ha continuità, che è stato invece poi ripreso da altri fotografi. E poi c'è un'altra immagine che mi è venuta in mente, che è quella di Willy Ronis,
che tutti quanti ricorderete, dove c'è la sua compagna, mi è venuto in mente per questo, che si nuda, vista di spalle, che si sta avvicinando ad una bacinella d'acqua in campagna. E lui ha avuto modo di raccontare che quella fotografia lì, esattamente come è successo a te, Mario, lui l'ha vista, lui si stava riposando nella camera, in questa casa di campagna, in Francia, e poi invece lei si era alzata vestita ed era andata lì a rinfrescarsi. Lui ha visto quelle immagini e ha detto fermati lì e vado a prendere la macchina fotografica e ha scattato, e anche quell'immagine è rimasta è nella storia della fotografia. Quindi perché ti ho detto queste due cose? Perché io sono abbastanza convinto, e questo tu lo hai un po' detto tra le righe, che le immagini prima si vedono, prima bisogna vederle, prima bisogna sentirle e poi bisogna farle. Allora, tu l'hai fatto la prima volta, e infatti secondo me, non so cosa ne pensano gli altri, era per questo, Roberto, che ti dicevo che devi trovare un sistema di votazione con il pollice alzato. La foto più bella, la foto, cioè le più, sono proprio le prime che hai fatto, secondo me. Non che le altre siano brutte, non fraintendermi, non è mai una questione di bello o brutto. La voglio fare più complessa ancora. La prima, secondo me, ha carica empatica fortissima. Le altre, una carica estetica fortissima. È come se tu ti fossi dimenticato del tema dell'empatia. E sai perché ti sei dimenticato del tema dell'empatia, secondo me? Pur, come dire, abbiamo visto delle immagini interessanti e gradevoli, perché in un lavoro del genere devi sempre portarti appresso il binomio etica ed estetica. L'una non può stare, cioè senza l'altra non c'è ragione. Allora, tu la prima l'hai fatta su una, come dire, onda sentimentale, appunto empatica, fortissima, e poi sei andato alla rincorsa di questa ossessione per la felicità, perché evidentemente quel momento lì ti ha dato molto, così come l'Artigue, no? Ti ricordi? L'invenzione della felicità, dicevamo l'altra volta, era diventata la sua ossessione. Allora, secondo me, come dire, il patto è che sono contento degli ottimi riscontri che hai avuto naturalmente e durante le tue mostre, ma se deciderai di portare avanti questo progetto, secondo me lo potrai fare, lo dovrai fare portandoti appresso, mettendoti in tasca l'empatia e l'etica che hai sentito durante la prima fotografia. Grazie. Sì, grazie. Se vuoi replicare, hai messo. Sì, no, dico, la prima fotografia è quella che mi ha fatto scattare tutta questa cosa. Successivamente cerco sempre situazioni che mi piacciono, anche perché io le vivo al buio direttamente con la modella, con la persona che sto fotografando, ed è un rapporto particolare che poi io comincio a vedere lì, e finché mi piace, poi dopo lo vado a. Certo. Scattare, quindi lo scatto il momento in cui trovo la combinazione giusta. Va bene, ti ringrazio. Io ti ringrazio, buona giornata, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Fabio Monetti. Ciao a tutti, buonasera a tutti, ci conosciamo proprio in questo momento. Sono Fabio Monetti, ho un problema soltanto con la linea perché devo. Non avevo, si era rotto la telecamera del computer, quindi vi devo far vedere le foto dal monitor del computer. Ah, la mettete stesso voi, quindi ok. Questo progetto Manicomio nasce appunto subito dopo la pandemia, cioè il tempo del subito dopo la pandemia. A me piace molto il mosso nella fotografia, e quindi è il sintetico, e quindi ho, ho,
ho chiamato questo progetto Manicomio proprio per far capire il caos che c'era in quel periodo, e quindi anche perché voi, molti di noi, parecchie persone sono andati in psicanalisi, e quindi ho realizzato queste immagini proprio per la sinteticità delle linee proprio della composizione. Questo è tutto. Possiamo finire di vedere le immagini oppure rivederle? Depressione. Ho giocato molto, molto, molto proprio sul sintetico. Queste sono tutte immagini mosse, proprio come scattate in bianco e nero. Infatti, questa è proprio una linea, era proprio un cancello nero con questa linea di luce che passava in mezzo. Queste, se ci fate caso, se mette tutto al contrario, sono delle strisce pedonali, se le mettete in orizzontale. A me piace molto giocare alla ricerca sul sintetico, cioè io faccio food, faccio tutt'altra pubblicità, però la mia ricerca è proprio su questo, cioè sul mosso, sulle linee, su queste cose qui. Per andare oltre, quasi pittorica, ecco, la fotografia, perché a me piace molto anche la pittura, quindi questo è. Ok, e diciamo che intanto... grazie di Fabio di aver accettato questa tortura. Come dicevi tu, appunto, questo riferimento alla pittura, forse, per certi aspetti è fin troppo evidente, nel senso che poi tu hai, questa passione per la pittura, però hai anche hai un serbatoio, fai riferimento ad un serbatoio di immagini simboliche, no? E fai forte uso del simbolismo, e questo secondo me ti porta un po', non dico fuori strada, ma ti porta un po' ad una situazione dove l'ermetismo è troppo evidente. Dopodiché è una scorciatoia la tua, Fabio, quando metti il titolo sotto, no? Perché il titolo, certo, ti porta ancora più ermeticamente. Esatto, a dove sei tu. Quindi devi considerare che noi vecchi della fotografia, Roberto se lo ricorderà sicuramente, negli anni Ottanta Progresso Fotografico, che era la rivista culturale più avanzata, eccetera, fece dei numeri speciali, perché si facevano dei numeri tematici, e c'era questo sulle figure retoriche. Non so se te lo ricordo. Su due numeri addirittura. Li ho conservati perché, è un approccio nei confronti della fotografia che oggi è lontanissimo, no? Proprio perché si considerava la fotografia intesa come linguaggio, no? E quindi c'era questo parallelismo tra le figure retoriche, che sarebbe bene ristudiare e sarebbe bene conoscere, soprattutto per il tuo progetto, Fabio, no? Devi, se non ce li hai questi numeri, te li digitalizziamo e te li mandiamo, perché sono veramente molto belli e molto interessanti. Ecco, però la fotografia
almeno parlo per me naturalmente, che interessa a me, prende un po' le distanze da questa dimensione della, certo, della fotografia retorica. Mi interessa molto poco, no? E ancora una volta, Fabio, il lavoro che fai tu, che è un lavoro che si intitola Manicomio e che vuole raccontare, diciamo, del dramma del dopo pandemia, e cioè di tutte le cose terribili che la pandemia ha generato nelle nostre teste, depressione, ansia, bulimia, eccetera, eccetera, in realtà tu stai facendo un lavoro dove vai a celare queste cose, dove le vai a nascondere. Invece il mio invito è, se ti sta così a cuore questa vicenda, che è molto attuale, bada bene, questo è importante, molto, hai scelto un tema molto interessante, perché io vedo tantissimi lavori sul periodo del Covid, sul periodo del lockdown, di cui non se ne può più, no? Sono un po' come le maschere di Carnevale a Venezia, non le possiamo più vedere, ne abbiamo viste troppe. Allora tu hai scelto il dopo. Bene, questo dopo devi decidere come raccontarlo. Considerando, come ultima cosa che dico, perché tu sei il numero 6 della nostra sporca dozzina, e quindi devo chiudere, questa vicenda devi svelarlo e devi decidere come andare, considerando, ti stavo dicendo, che la fotografia astratta per me non esiste, perché la fotografia è sicuramente un linguaggio ambiguo, però la fotografia parte sempre da una dimensione oggettuale. Quindi la fotografia astratta la puoi poi stravolgere tu, no? E quindi vai a fare delle vere e proprie trasfigurazioni. Però queste trasfigurazioni devi, cioè le tue fotografie, e qua chiudo, senza il titolo sotto non ci arrivano. Ok. Grazie. Grazie. Giovanni Mocchi, ci sei? Ci sono, ciao. Gio, ecco perché non ti trovavo. Hai ragione, sì, devo correggere. Buonasera, grazie. Se si può dire, le presento delle fotografie che sono normali, che non hanno manipolazioni o non hanno filtri. Quindi diciamo che il tema è finzioni, come titolo per adesso, anche se è un tema ancora in fase embrionale. Il tema è vastissimo, molto frequentato da sempre in letteratura e non solo. E dicevo, ancora in fase embrionale, diciamo che in questo momento è come se fosse una specie di brainstorming dove sbatto dentro un sacco di immagini e intanto provo a proseguire il ragionamento. Diciamo che sono attratto o mi interessa comunque osservare il reale, se si può dire, insomma, no? O comunque ciò che vedo e che però magari non è proprio reale, perché magari qualcuno ci ha messo le mani o si è provato a rappresentarlo in qualche modo, il reale stesso, insomma, ecco. Tenendo conto poi anche che il mezzo che utilizzo, che è la fotografia, come diceva poco fa Denis, per definizione perlomeno ambiguo, insomma, è comunque, nessuno dice che è realtà, insomma, ecco. E quindi non mi interessa la manipolazione, ma cioè, è molto più interessante per me osservare quello che vedo e quello che proseguire, diciamo, in questo ragionamento qui, insomma, ecco. Non direi altro. Ma scusami, il ragionamento tuo, prova a risintetizzarlo ancora, cioè ti interessa l'idea del reale. Sì, però no, poi non, allora, sei andato avanti. Ma più che forse mi interessa, ecco, la manipolazione. Grazie se sì, le rivediamo. Scusa. Sì, vai. No, diciamo che mi interessa questa manipolazione del reale, o comunque questa specie di realtà che trovi in giro, perché di fatto si trova in giro. Cioè, ma la manipolazione la trovi già nel reale. Esatto. Ok, adesso ho capito. Esatto. E quindi voglio dire, non ho bisogno, nel senso che quando io vado in una rivendita di mobili e c'ho una parete con una bella libreria che però ripete sempre se stessa perché è appiccicata al muro con la carta, e voglio dire, già mi basta quello, insomma, ecco, senza dover andare. Oppure, non so, questi due bambini che sembrano uscire dalla vetrina e andare, e voglio dire,
lo fanno da soli, insomma, non devo, non devo toccare nulla. Oppure questa cosa qui che non si sa più che cos'è, lì dietro una fermata di un autobus vicino a Quartoggiaro, però è rimasta lì e tutto il resto dietro probabilmente è stato demolito e sparito, ma quello continua a essere lì. Allora, diciamo, ecco, mi interessano queste rappresentazioni, o comunque il ragionamento va avanti su queste cose, insomma, ecco, o su poi capita magari di andare a vedere qualche museo o qualche mostra, eccetera, oppure qualche lungomare dove viene rappresentato il mare che è lì a pochi metri, o qua si rappresenta un orizzonte che è proprio dietro al... è proprio nascosto da questo, da questa pubblicità, l'orizzonte stesso, insomma. Ok. Grazie del... Allora, penso che questo lavoro mi sembra interessante, Giovanni. Giovanni hai detto, no? Sì, Giovanni. Penso che l'editing sia sbagliatissimo, però. Scusami se te lo dico così, ma dobbiamo andare via veloci. Cioè, nel senso che, per esempio, adesso lo guardate veramente velocissimo, però la foto del mare, quella diciamo dall'interno verso l'esterno, la foto del manichino con i due bambini che scappano via, le onde, quelle immagini lì non c'entrano niente, sono sbagliate. Scusami se sono così definitivo e scortese, ma devo andare veloce. Mentre invece quello della montagna funziona benissimo, quello del... insomma, ce ne sono alcune che sono molto, molto, molto belle, ma l'editing... è sbagliato e indebolisce moltissimo il lavoro. E io credo che su questo tema tu devi molto lavorare, perché lo stai facendo molto bene, però devi trovare le situazioni giuste. Ti dico una cosa ancora più antipatica, e mi scuserai, poi non ci conosciamo, ma che devi decidere se stare dalla parte di Ghirri o dalla parte di Eggleston. Immagino che tu conosca tutti e due gli autori. Sì, direi dirvi se tu mi chiedi così, anche se... ecco qui. Esatto, allora, se devi decidere se stare dalla parte di Luigi Ghirri o dalla parte di Eggleston, che sono due autori che forse devi rivedere, perché sono due autori che sembra che facciano quasi lo stesso lavoro per certi aspetti, perché è su questa fotografia dove non succede mai niente, no? Non è una fotografia che come dire, reca informazioni, non è una fotografia di azione. A volte è davvero solo una fotografia di osservazione. Però uno, quello di Eggleston, come dire, è l'esaltazione del banale quotidiano. Sai che quando ho fatto la mostra al Dipartimento di Fotografia del MoMA di New York, è stata votata come la mostra peggiore che sia mai stata fatta al MoMA di New York. E però Zarkowski, quando ha scritto di lui, ha detto: è nata la fotografia a colori, e lo ha detto in un momento in cui evidentemente la fotografia a colori era già nata da un bel pezzo, ma era nata con l'idea di consapevolezza diversa. E lui va in una direzione. L'altro, il nostro italianissimo e Luigi Ghirri, come dire, fa un ragionamento nei confronti della fotografia che ha a che fare con i sentimenti, che ha a che fare con un'idea di nostalgia, con un'idea di atmosfera, cosa che invece non c'è, o almeno non è così evidente nelle fotografie di William Eggleston. Allora, a parte questa decisione di stare da una parte o dall'altra, io ti invito, mandamele pure, io le guardo molto volentieri se pensi che posso darti una mano, ma l'editing proprio è sbagliato. Devi decidere di andare in una dimensione che ha a che fare con quella finzione che dicevi tu, questa manipolazione del reale, ma che non può essere così evidente, così scontata. Deve essere anche
lasciami usare questa parola, affascinante, deve conquistare, deve emozionare. Quei manichini, quel mare, quelle onde non sono capaci di emozionare come ci emozionano altre fotografie tue. E tu devi imparare a pesarle, le fotografie, in termini di sentimento. Grazie. Mi senti? Sì. Sì. Volevo solo salutarti, sono Reinhold Kohl, non so se ti ricordi di me. Poi Reinhold, ciao. Che hai partecipato a due miei libri tanti anni fa. No, no. Quello di Fabrizio. Fotografo di De André. Esatto. Non sono ben pettinato come te, eh? Ancora. Io ho smesso di pettinarmi parecchio tempo fa. Ah, devo farlo anch'io. Scusa, mi ha fatto piacere di rivederti e salutarti. Piacere mio. Ciao. Ciao, ciao Reinhold. Ciao Reinhold. Grazie, grazie Giovanni. Alessandro Quintiliani. Eccomi qua. Spero mi sentite. Eccoti qui. Anche io sono in macchina, ho trovato un parcheggio e mi sono fermato subito perché c'è anche connessione. Allora, il mio progetto è un po' particolare perché nel senso cerco di essere velocissimo. Vorrei dire, volevo fare il pittore, ma invece dei pennelli ho usato la macchina fotografica. In questo caso ho reinterpretato alcuni canti della Divina Commedia, reinterpretato perché sono mie interpretazioni, questa che state vedendo adesso è Caronte. Non ho cercato di rifare questo il limbo col muro davanti, vabbè, c'è tutta una serie di spiegazioni e simbolismi che adesso qui per ovvi motivi di tempo non mi metto a dire. Ho cercato di reinterpretare non facendo una copia come le tavole di Dorè, ma cercando di vederle io come in qualche modo come vedevo questi canti della Divina Commedia. È stato un progetto per me che è stato il primo progetto che si avvicinava in qualche modo, volevo riavvicinarmi in qualche modo alla pittura. Dopo questo ho fatto anche altre cose, questa è Paola e Francesca, quello che state vedendo. Ho fatto altre cose che richiamano un pochino quello che è la pittura. Stop. Selva dei suicidi. Devo dire grazie a il Conto Colino, grazie a una fantastica truccatrice e anche un po' di post-produzione come quella che ci sarà dopo, che è quella di che è quella che amo meno, onestamente, forse perché è troppo ricca di post di Ulisse. Le possiamo rivedere velocemente, Roberto, scusami. Certo. Alessandro, ma tu hai scattato queste foto, diciamo, per esempio, in studio, quindi i fondali li hai fatti tu? Allora, alcuni fondali sono proiettati, altri fatti da me, sì. Questo qui è uno proiettato, ovviamente. Qui in Conto Colino non c'è nessun fondale, ovviamente, uno sfondo nero, quella cosa che vedete sfumata come delle nuvole, era la stoffa che normalmente si mette sopra le piante d'inverno per non fargli prendere freddo. Questo qui la truccatrice ci ha aiutato a mettere un po' del muschio sopra le spalle, la selva dei suicidi, quindi questi corpi che si stanno trasformando in alberi, sostanzialmente faccio dei richiami un po' alla Divina Commedia, ecco. Paolo e Francesca, questo è un fondale proiettato. Idem, le tre furie insieme a Medusa. E questo qui è Lucifero, col seno bucato. Vabbè, il seno bucato è ovvio che post-produzione, speriamo. Sì, beh, certo. Il limbo è un ritratto semplice, ma c'è un muro davanti che sta a significare quello che noi non riusciamo a spiegarci, insomma, sostanzialmente. Certo. Perché i bambini sono lì. Vabbè, insomma, tante cose. Grazie, Alessandro. No, il lavoro, come nel caso di prima di Joe, secondo me intanto è un buon lavoro, complimenti, nel senso che poi ogni tanto bisogna anche dirlo, sennò grazie. Sei sempre qua a dire che le cose non vanno bene, che non funzionano. No,
diciamo, poi, peraltro ho visto dei bei lavori, quindi sono contento. Diciamo che anche questo lavoro, secondo me, risente un po' di un editing che non è così lineare, così preciso. Cioè, ho capito l'intento, arriva evidentemente, come nel caso di altri, per carità, però ci sono troppi sbalzi, cioè ci sono delle modalità di rappresentazione che non mi convincono. Cioè, te lo dico in un altro modo, Alessandro, cioè non tutte le immagini sono all'altezza dello sviluppo di questa storia. E perché secondo me devi scegliere un po' tra, cioè, qual è la modalità di rappresentazione che tu vuoi mettere in atto, nel senso che, per esempio, le prime due fotografie che tu ci hai presentato sono, tra virgolette, molto semplici, no? Poi vai avanti con una complessità sempre maggiore in termini di sfondo, di numero di persone, di cose che inserisci. Ecco, allora devi decidere da che parte stare, e io onestamente starei dalla parte che è quella meno pittorica. Quindi devi cercare di capire. Meno pittorica vuol dire che è quella, diciamo, dove la messa in scena è meno evidente. Così come, secondo me, devi riflettere su un altro tema che ha a che fare sempre con, diciamo, l'estetica e la rappresentazione, dove ti devi dimenticare, scusami, te lo dico così, ma il lavoro è interessante, lo devi proprio cancellare di tutti quei cliché della moda. Cioè, quando fai vedere quelle donne, non quella col seno bucato, c'è quella donna lì quasi in primo piano, che è troppo ammiccante, è lì con la gamba piegata, cioè che fa ancora riferimento ad un cliché, ad una modalità che non hanno nulla a che fare con te. Non so se mi sono spiegato. Sono assolutamente d'accordo, perché poi sono le stesse critiche che io ho fatto a questo mio progetto. Sono assolutamente d'accordo. Allora, perfetto. Perché quello che voglio dirti è che pensa che a Essen, in Germania, nel 1980 hanno fatto una mostra che si intitolava Contro le singole fotografie. Titolo pazzesco, perché a me i titoli che o i pensieri dove che c'è il contro non mi piacciono mai, perché uno deve sempre fare qualcosa per costruire, non per contro. E quella roba lì è importante perché già nel 1980, quando la fotografia ormai era, come dire, diffusissima, dicono: attenzione, non dobbiamo più ragionare per singole immagini, dobbiamo ragionare con delle serie. Ecco, tu questo lo stai facendo, come l'hanno fatto quasi tutti i nostri amici e colleghi di questa sera, in modo particolare Giovanni Mocchi, insomma molti lo hanno fatto. Però devi stare attento, perché serie, per poter essere tale, non deve essere solo racchiusa all'interno di una tematica, che in questo caso è la rappresentazione della Divina Commedia, ma lo deve essere da un punto di vista della sua coerenza, no? Di un'immagine con l'altra. E quindi quello che vedo qua è una sorta di, cioè, come dire, tu, Alessandro, sei uno sciamano che sta facendo questo viaggio a ritroso, e che devi trovare i linguaggi, o meglio ancora, più che il linguaggio, proprio devi trovare la grammatica della rappresentazione di quello che stai facendo. E siccome lo stai facendo bene, io ti invito assolutamente ad andare avanti. Grazie, grazie di cuore di questa opportunità. Grazie. A te. Ottimo, grazie. Michele Mattiello, ci sei? Eccolo.
Buonasera, buonasera. Ciao Michi. Buonasera, grazie a tutti. Ciao Michele. Buonasera. Parto velocemente. Vai. Equazione di Dirac. Allora, questo lavoro nasce dall'idea di riprendere possesso della corporeità, da un bisogno di vicinanza, di presenza anche fisica. E la pelle diventa quindi un tramite per questa esigenza, prima di tutto un'esigenza interiore, ma che poi si esteriorizza appunto con il contatto fisico, con il nostro corpo, e l'abbraccio è un segno tangibile, diciamo così, proprio perché si tocca di questa corporeità. La mia scelta è caduta anche sul fatto di fotografare persone normali, di diverse età, con i segni proprio anche della quotidianità, come la cellulite o i peli, addirittura i segni dei vestiti, della pelle, proprio che lasciano il segno, proprio per dare quotidianità a questi corpi, che non siano proprio dei corpi semplicemente da guardare, da osservare, ma che le persone che osservano la fotografia si possono riconoscere in un certo senso su queste persone che vede ritratte. Inoltre, il fatto anche di togliere il volto è proprio per il fatto di non associare un volto a questi corpi, proprio per lasciare la possibilità a chiunque di poter vedere quel corpo e potersi riconoscere, quindi togliere un'identità, diciamo così, precisa a quel corpo e lasciare la cosa più aperta possibile. Ecco, questo è in sintesi, un po' confusionaria, la volta. Ok. Il lavoro è sicuramente interessante. Ti volevo dire, non so se tu lo conosci, ma c'è un fotografo che lavora, non dico su questo, insomma, si chiama Attilio Solzi. Lo conosci? Ti invito a guardarlo. Perché lui, diciamo, un po' come te ha preso questa direzione, no? Cioè di fotografare persone normali, no? Su questo ovviamente non c'è nulla di nuovo, però è molto interessante. Secondo me il tuo lavoro soffre di una eccessiva teatralità. Io non, cioè, diciamo, scusami Michele, non ci conosciamo. No, prego, quindi, prego. Non dico anche delle cose che magari sono fuori luogo, però tutto quello che dici tu è molto bello. Come dire, anche commovente, voglio dire, è come se tu stessi cercando una specie di verità, no? E questa verità uno la ritrova in questi corpi. Però il tuo lavoro soffre di un'eccessiva teatralità. È troppo. Dico una cosa terribile, ma che mi perdonerai, ma la dico terribile perché... Cioè, ci sono tre foto e poi le ripeti. Invece, secondo me, per il tipo di approccio che tu hai dichiarato e che dimostri nelle fotografie, cioè tu questo lavoro qua lo devi riprendere in mano e lo devi sviluppare con meno teatralità. Cioè, la fotografia è, come dire, quella che fai tu. Quando si fotografano le persone c'è questa soglia dell'empatia che noi possiamo misurare con
un abbraccio, no? Nel momento in cui tu entri in questa dimensione, vuol dire che hai superato quella soglia e sei arrivato, come dire, a rubare, a prendere, a scambiare intimità. E tu questo lo hai fatto, però l'hai fatto dentro una dimensione dove c'è troppa teatralità, dove c'è troppa messa in scena. Non ti sto dicendo di non, anche perché non è che tu, voglio dire, ti puoi trovare in 100 situazioni dove trovi persone nude. Che cazzo, che vita fai? Uno dice, no? Dimmi che ti seguo, no? Adesso è una battutaccia, no? Quindi devi per forza generarle queste situazioni. Però c'è modo e modo di generarle. Secondo me, io le genererei facendo un passo indietro, sapendo che questo passo indietro ti tornerà. Ti tornerà perché avrai, come dire, la possibilità di uno sviluppo armonico delle tue immagini ancora più forte. Perché altrimenti qui, come dire, si sente troppo la tua regia, si sente troppo, appunto, sì, che poi magari non c'è, per carità, queste persone, sì, però arriva così, queste mani che entrano così, no? E perché? Perché corri il rischio della ripetizione. Invece, secondo me, prova a guardare questo lavoro di Attilio Solzi, non che tu debba copiarlo, però lui ha trovato una modalità di guardare i corpi, di guardare gli altri, che a me piace moltissimo e non ha perso assolutamente niente. Però credimi, la modalità che tu, le parole che hai usato, no? L'abbraccio, la quotidianità, no? Parole tue, e io le ho apprezzate molte e penso che tu debba andare avanti. Sono molto, molto contento e sono curioso di vederlo poi, questo, se deciderai di modificarlo un po' e di ampliarlo un po'. Benissimo. Se vuoi replicare, puoi farlo. Ma no, da replicare non è che ci sia da replicare, non è che ci sia un dibattito, anzi, ero più proprio per sentire il tuo parere a riguardo. Scusa, okay. Sono andato direttamente con tutti, chiedo scusa. No, hai fatto bene, ci mancherei, anch'io ti davo del tu. Giusto per quanto riguarda la teatralità, sì, effettivamente si legge una forte teatralità, ma lasciamo proprio veramente veglia sciolta ai soggetti e quasi prendevano il sopravvento su un'idea iniziale. Questa sì, però ripeto... Però il risultato in effetti può essere un po' quello. Questa impressione, cioè, di teatralità. Di teatralità anche perché sei sempre chiuso, va bene, tu hai deciso di tagliare la testa a tutti, e questo può rimanere come può non rimanere, però sei sempre sul close up, mentre invece io credo che tu debba allontanarti un po' di più e devi lasciare più spazio, devi capire se che cosa vuol dire far arrivare i volti, insomma devi capire tante cose, perché altrimenti sempre con questa chiusura, con questa teatralità, con questo close up, siamo alla fine, viene fuori questa cosa della ripetizione. Certo, va bene? Era anche proprio una sequenza. Sì. Non c'è stata una condensata in 10 immagini. Esatto, però come ti dicevo prima, come dicevo prima ad Alessandro, che era in macchina, secondo me dobbiamo decidere che la sequenza non è un titolo, cioè un gruppo di... No, non è un titolo, non è un solo contesto, ma deve essere, cioè, un montaggio, no? Un'immagine dopo l'altra che arriva a tirare fuori qualcosa. Perfetto. Va bene, grazie. Grazie. Bella. Grazie Michele. Adesso siamo gli ultimi tre, Alessandro, Risuleo. Sai che Alessandro non ha mai saputo se si dice Risuleo o Risuleo? No, Risuleo, hai detto benissimo, perfetto. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Niente, vai. Come l'ho detto. No, scusate. Vai. Vado di corsa, chiedo soltanto scusa di una postazione di fortuna che sono riuscito a trovare per fare oggi, per essere qui con voi, ma ci tenevo veramente tantissimo. Allora, ti dico solo che vorremmo essere tutti lì con te. Ma guarda, con tutti i rumori che ci sono intorno non lo so, però comunque va bene lo stesso. Cominciamo pure ad arrivare ai profumi delle cucine, va bene. Allora, vado diretto sul il progetto, ok?
okay, che in questo caso qua, questo presentato si chiama antropogenesi. Se prima parlavamo di teatralità, in questo caso qui la teatralità è ai massimi livelli. Perché? Perché è un progetto non composto soltanto da immagini fotografiche, ma anche da tecnologia. Perché io nel primo atto, perché questo antropogenesi è già il secondo atto, direi Roberto se è possibile fermarsi due secondi su questa slide qui, perché il primo atto si chiamava Cognitive Awareness, c'era un'applicazione che io avevo fatto realizzare che serviva proprio ad inquadrare le singole immagini e si potevano vedere i video da dove io avevo poi estratto le singole frame, perché fanno parte di una coreografia. Il tema proprio in generale di questo progetto diviso in questi due atti è proprio quello del rapporto tra essere umano e tecnologia. In questo caso qui, quello che stiamo vedendo adesso con la slide, che era il primo atto, che era consapevolezza cognitiva, normalmente noi avevamo un umanoide, diciamo una danzatrice completamente calva, verniciata di bianco e con un cerchio rosso sul viso, che rappresentava l'essere umano, però trasformato perché condizionato dalla tecnologia, che invece è rappresentata da questo anello rosso che la imprigionava. E in questo caso qui la protagonista all'inizio era inconsapevole, poi c'è la seconda parte dove lei apre gli occhi e dalle foto si vedeva che lei apriva gli occhi, e la terza fase invece dove c'era un ribellione, dove c'è proprio questa azione di urlo che faceva la protagonista proprio perché si ribellava a questo essere soggiogato dalla tecnologia. Invece adesso possiamo andare avanti, antropogenesi, che è questo secondo atto, è questo che oggi ho presentato, le immagini che vediamo, l'essere umano ha cominciato a riprendere le sembianze naturali, mantenendo invece però ancora delle tracce rispetto al precedente progetto, perché sul corpo ci sono ancora delle striature di bianco e sotto agli occhi le modelle avevano delle lacrime rosse, quasi come se fossero delle lacrime digitali. In questo caso le protagoniste si muovono all'interno di una corte di fumo, con dei movimenti che simboleggiano quasi la volontà di uscire da questa coltre, una volontà di emergere. Infatti diciamo che io quello che cerco è sempre nella singola immagine poi molta dinamicità, in quanto sono immagini che vengono da una coreografia, da un qualche cosa che è realmente molto dinamico. Infatti in questo caso qui la parte tecnologica l'ho realizzata con una ripresa fatta con una telecamera a 180 gradi, dunque una ripresa molto immersiva, e quando io faccio le esposizioni di queste opere ci sono degli Oculus che metto ai visitatori, dove possono vedere tutta la coreografia da dove poi io ho tirato fuori le singole immagini, ma in maniera molto immersiva, perché in quel caso con questi visori il protagonista, cioè lo spettatore diventa protagonista dello stesso ballo, perché entra all'interno proprio della scena che qui è fotografata. Con l'antropogenesi l'essere umano dunque ha completato la sua trasformazione, dunque da soggetto sottomesso ritorna ad essere un soggetto, è un essere vivente e con la sua propria forma umana e con la volontà di uscire da questa cortina di fumo che dovrebbe rappresentare l'inconsapevolezza. Sono andato di corsissimo. Eccoci Alessandro, grazie. Grazie. Il progetto è sicuramente molto interessante e insomma mi pare che tu lo abbia anche molto chiaro in mente, no? Lo descrivi molto bene, c'è questo rapporto con la tecnologia e con una visione, se ho capito bene, che è una visione fotografica, dove c'è un osservatore che vede le immagini, ma se lo decide può fare, è come se, come dire, uno ha uno QR code e va a vedere un approfondimento, un rimando di quello che è stato fatto. Ma non ho capito, in questo caso qui, se io metto l'Oculus oppure ho il QR code, che contenuti vedo?
Io con le Oculus vedo tutta la coreografia immerso all'interno del fumo, perché questo era un fumo fatto col ghiaccio secco, dunque basso, ma dove le ballerine mi ballano intorno, ma con l'effetto stereoscopico. Dunque l'effetto molto forte è proprio quello di avere questi personaggi che vengono addosso, perché la telecamera era posta proprio al centro della scena. Dunque hai proprio la sensazione di essere anche te protagonista di quello che sta succedendo in quel momento. No, io non, l'unica cosa che posso dirti e che mi viene in mente, ma che Alessandro prendila un po' come una considerazione generale, è che io ho fatto tanti mestieri, uno di questi ho fatto il direttore di contrasto, un'agenzia fotografica, una casa editrice, che negli anni, e forse anche adesso, rappresentavamo Magnum in Italia, forse li rappresentano ancora, non lo so. E quindi mi è capitato tantissimo di lavorare con i fotografi di Magnum, eccetera. E, sai Alessandro, mi sono reso conto di questo, che chi vuole apparire moderno, meglio, come te, contemporaneo, prende le distanze dalla logica del momento decisivo. È una considerazione che mi viene dopo aver visto tutti questi lavori incredibili, perché, come dire, vanno tutti in quella direzione, no? È come se questa fotografia che io, con la quale sono cresciuto, che ho studiato, cioè non esiste più, no? E tant'è che ho curato la mostra di David LaChapelle, lavoro tantissimo con lui, e lui è il maestro assoluto della fotografia costruita e messa in scena. E devo dire che in molte immagini, no, adesso faccio fatica con i nomi, ma probabilmente quelle di Alessandro, no, sono tutto appunto molto costruite, e così anche le tue. E quindi, io le ho apprezzate, lo dico male, ma per quello che sono. Credo che lo sforzo che puoi fare, non è obbligatorio, ma che forse puoi fare, è tentare delle variazioni sul tema, perché anche qua, come nel caso di Michele, quello prima di te, con quei nudi, quei corpi in bianco e nero, il rischio è quello della ripetitività, nel senso che comunque sei riuscito a creare delle situazioni molto belle, armoniche, eleganti, il ghiaccio secco, questi nudi molto eleganti, queste danze, però, come dire, siamo sempre lì, no? Allora, la mostra che ho fatto con David LaChapelle l'estate scorsa al MUDEC di Milano conteneva tutta una serie di sequenze che erano tutte messe in scena, tra virgolette, a volte erano proprio ricostruzioni, che era una cosa che volevo dire a Michele, che non so se è ancora collegato, quando lui fa, ma non solo a Michele, c'era anche un altro lavoro, me l'ero segnato, ma poi ce l'ho qua, dove lui sceglie dei versetti del Vangelo e li rimette in scena, ma con una capacità di ricostruzione estetica che, vabbè, secondo me era un po' più contemporanea. Allora io mi chiedo, ma per dare corpo e voce ai contenuti che tu ci hai raccontato, di quale estetica hai bisogno? Cioè, tu te la sei fatta sta domanda? Probabilmente sì, e hai trovato una risposta costruendo questa estetica. Volevo chiederti in mezzo minuto se riesci a riagganciarci a questo. Cioè, tu volevi dire certe cose, no? Sulla fotografia, sulle immagini, sulla tecnologia, e per farlo hai scelto di produrre queste immagini. La connessione, cioè hai bisogno di una dimensione onirica
sempre ogni volta? Scusami, ti faccio una domanda che già è un pezzo della tua risposta. Allora, naturalmente fa parte un po' del mio percorso. Penso che andando a rivedere poi tutto quello che è stato fatto precedentemente, sì, io normalmente il mio modo di comunicare è quello, purtroppo. Diciamo che sono, è il mio... Ah, ma non dire purtroppo, dai. No, no, ma, diciamo, è la mia caratteristica. Infatti, diciamo che proprio il fatto di lavorare molto anche con il corpo delle persone e scegliendo proprio dei ballerini professionisti, perché normalmente il lavoro, come al solito, è composto da un gruppo di persone che lavorano dietro, cioè il coreografo con cui io do l'idea e lui costruisce il ballo, poi ci sono tutti i tecnici normalmente per la parte più tecnologica e poi ci sono le ballerine, che è la parte più importante, che devono capire qual è il messaggio che voglio dare io e poi loro in maniera freestyle lo devono interpretare al momento, e questo è molto affascinante. Diciamo che anche quello che mi piace molto di tutta questa situazione, facciamo che è più quasi la costruzione del tutto che mi diverte molto, è questo, diciamo, che è il mood che porto avanti da parecchio tempo. Vabbè, questo l'hai detto tu, quindi un po' si capiva. Però, diciamo, forse lo sforzo, immagino che visto che ti diverti così tanto e che ti piace così tanto, andrai sicuramente avanti e io mi auguro che tu lo faccia. Come dire, prova a interrogarti su questa dimensione, diciamo, appunto onirica, no? che tu hai scelto. Perché secondo me, provo a fare una sintesi, stiamo sforando di poco, vero Roberto? Abbiamo due colleghi ancora, Alessandra Mannino e Luis Zippo. Ah no, andiamo veloci. Però quello che volevo dirti, Alessandro, non ti vedo più. Prova a parlare così. Ci sono. Ok. Così almeno ho un interlocutore, e come dire, la parola, parliamo di linguaggi, la parola, quella che stiamo usando noi, descrive, no? Siamo sempre un po' a descrivere, e se ci fai caso, diciamo nella cultura occidentale, noi diamo un nome a tutto. Cioè tutte le cose hanno un nome perché le dobbiamo riconoscere e perché appunto la fotografia, la parola è descrittiva. Mentre invece la poesia indica dei percorsi, indica delle strade, lavora per metafore, lavora per suggestioni. La poesia non è mai descrittiva. Allora, più che la domanda, l'input che ti lascio lì è un po' questo, cioè devi cercare forse di essere meno descrittivo, meno ingegnere, non manco se lo sei, o se lavori con loro, per trovare, proprio per ritrovarti in questa situazione, è come se tu fossi su un'isola dove da una parte appunto c'è la poesia che va in una situazione. Non ti sto dicendo che le tue foto non sono poetiche, attenzione, è diverso. Ti sto dicendo qual è la grammatica che devi decidere di usare. Secondo me stai troppo dalla parte della parola. Questa descrizione rischia di essere ripetitiva, mentre invece la poesia indica, e questo indicare generico, questa libertà meravigliosa, fa sì che ci sia molto più fascino. Grazie, grazie, veramente belle informazioni. Grazie a te. Grazie. Alessandra Mannino. Alessandra Mannino, ci sei? Eccomi. Ciao a tutti. Aspetta che... Ok. Ciao Alessandra. Allora, il mio progetto... è un progetto di qualche anno fa, si chiama Gente di Mare. Sono
delle foto di pescatori. Sono uscita con loro in due giornate. Un giorno siamo andati con un peschereccio e un altro giorno invece con lui, con una barchetta di quella di una volta. La cosa che io avevo proprio questo desiderio di incontrare loro e raccontarli, ma credo che sia legato anche a me come persona. Il mare, la Sicilia, tutto quello che c'è. Il sacrificio, il lavoro di una volta che ancora per fortuna resiste, ma che va un pochettino a perdersi questo lavoro dei pescatori. E quindi mi sono un po' isolata, nel senso che ero lì con loro, parte di loro, però con il silenzio che c'è stato durante tutta la giornata, che mi ha aiutato a raccontare, credo, meglio quello che c'è e che c'è stato con loro. E quindi poi dopo, rivedendole anche dopo, scoprivo sempre cose nuove che rappresentavano molto anche me. Mi rivedevo molto di più dopo averle fatte nelle immagini che mentre le facevo. Le facevo con il cuore e poi dopo ho collegato un po' i puntini. Questo. Le possiamo rivedere? Velocemente. Ok, diciamo che il lavoro si muove attraverso un'organizzazione, una grammatica, secondo me, troppo presidiata, voglio dire questo. Quanti anni hai, Alessandra? Se posso chiederlo. Sì, 34. 34. E fai la fotografa? Però no, l'ho fatta. Sì, faccio la fotografa di professione, però questo non è un lavoro fatto per sotto commissione, è un lavoro personale. Una ricerca. Sì. E, quando dico troppo presidiato, è che secondo me, hai detto che è un lavoro che hai fatto quando? 2017. Ah. Diciamo, se tu allora se tu fossi una studentessa del mio corso, ti direi va bene, perché è un lavoro ben fatto, costruito, eccetera, ma che, ripeto, ripercorre delle modalità narrative che sono troppo conosciute, che sono troppo evidenti. Considera che c'è un lavoro e anche un libro che io adoro, fatto da Jean Gaumy, scritto Gaumy, ed è un fotografo di Magnum, sui pescherecci. È un libro stupendo. È chiaro, Alessandra, lui non c'è stato due giorni, c'è stato e ha visto le tempeste, ha visto, cioè è molto, vabbè, cercalo per favore, vai a vederlo sulla rete. Sono segnata. Questo lavoro di Jean Gaumy, se ti interessa, e scoprirai che la narrazione di Jean Gaumy, come dire, prende le distanze paradossalmente da questa modalità lineare che hai tu, no? Perché se tu fossi, ripeto, all'interno di un percorso scolastico, e forse quando l'hai fatto nel 2017 o c'eri appena uscita, è perfetto, perché ripercorre esattamente tutte le tappe che cerchiamo e che si ritrovano
nella fotografia, ma per trovare la dimensione autoriale, visto che questo lavoro è privo di committenza, che non ha una destinazione chiara e precisa, io lo trovo troppo, come dire, scontato. Cioè, io ho visto esattamente, sono veramente, si vede che siamo verso la fine e divento sempre più cattivo, però no. Ho visto esattamente le foto che mi aspettavo di vedere. È presente quando tiro, quando vedi dei film o delle serie TV e sei tu che anticipi il dialogo degli attori. Perché? Sì. Perché la narrazione ha preso quell'abbrivio. Ora, come dire, a parte che sei un lavoro del 2017, per te è così antico che sarebbe molto più bello la prossima volta vedere le foto di Alessandra fatte oggi, per la persona che sei oggi. Se non parto lì, andrò di nuovo a fotografarli la prossima settimana. Però, perché stai aspettando un bambino. Vabbè. Sì, ma non è che devi andare a fotografare per forza i pescherecci. Magari fai un lavoro sulla maternità, magari fai un lavoro su il tuo bambino o la bambina. Ecco, me però se torni là, non andare appresso a quella narrazione retorica. Dico in modo spassionato, perché è perfetta per uno studente, ma da te ci aspettiamo molto di più. Ci aspettiamo una complessità e un'interazione profonda. I mestieri scomparsi, basta, non se ne può più. Se quei pescatori hanno un fascino, cercalo, tiralo fuori, mettiti in gioco. Ancora una volta, è la prima cosa che ho detto questa sera, sei rimasta sul bordo di questa storia e non ci sei entrata. Invece tu ci devi entrare, ti devi sporcare le mani. Guarda il lavoro di Jean Gomis. Auguri per la tua nascita. Grazie, ciao. A te, cara, ciao. Ciao. Grazie. Luis, che zippo di nome, zippo, cioè con la Z di nome e anche nello pseudonimo, rimane in fondo. Ok, va bene, ciao. Buonasera, ciao. A tutti. Ciao, grazie di darmi l'occasione di presentare il mio progetto, Farben Frieden si chiama, lo vedete qua nel mio studio a Fragatto, verso Bolzano, e è un progetto sull'interno di frutta e verdura tagliate a metà e fotografate da molto vicino. Per esempio si può vedere un lime, un melone, o un ananas, una farla, oppure un pompelmo rosso e così avanti. E lo scopo di questo progetto è di far vedere il mondo in colori e di dare valore a questi alimenti che consumiamo ogni giorno senza esserci consapevoli che se non c'è la pace potrebbero scarseggiare. Questo è in breve la sintesi del progetto. Puoi ripetere? Sì. Se non c'è la pace, se non abbiamo tempi di pace, se c'è la guerra, alimenti possono scarseggiare e qui vorrei dare più valore a questi alimenti, a queste frutta e verdura che possiamo consumarli ogni giorno e forse non ci siamo consapevoli del loro valore, diciamo. Luis, giusto? Sì. Il tuo nome, ok. Luis, sì. Intanto grazie. Capisco le tue intenzioni. Dopodiché la modalità che tu hai scelto per metterla in pratica è sicuramente un po' discutibile, nel senso che diciamo guardare le tue immagini e pensare alla guerra e pensare all'assenza di cibo
è un passaggio tortuoso, un passaggio complesso. Dopodiché, se tu l'hai fatto, io intendo rispettarlo e quindi diciamo che se io le guardo così non mi viene in mente. Quello che voglio dirti è che in un lavoro come il tuo, la cosa che mi viene in mente è che, diciamo, nel tuo lavoro contano di più le domande delle risposte. Quindi l'aspetto sul quale devi ragionare è proprio questo, cioè considera che in una logica anche politica, devo dirti la verità, ma molto materialista, io sono uno di quelli che dice il futuro, tu parli anche del futuro, no? Cioè, se a un certo punto andrà avanti questa guerra, non ci sarà più cibo, no? Però io in questa logica materialista voglio ribadire il fatto che il futuro non viene predetto. Non lo devi costruire. Lo devi costruire giorno per giorno, storia dopo storia. Mentre invece se tu lo fai così, dove legittimamente contano le domande e non le risposte, dove siamo in una logica dove appunto il futuro non ce lo facciamo predire da una cartomante, ma siamo noi stessi che lavoriamo tutti i giorni perché dobbiamo produrre il futuro, perché, come dire, tu la cosa che devi fare è avere, scusami, te lo dico così, avere il coraggio di abbandonare questo vecchio paradigma per cui quelle immagini ci mostrano qualcosa molto concreto, ma io voglio dirne delle altre. È come se si avesse paura di avvicinarsi ad un nuovo paradigma perché non lo conosciamo, mentre invece conosciamo quello di cui parliamo, ma lo rappresentiamo in modo non preciso. Cioè, quello che devi fare tu, secondo me, scusami se sono così critico, è che tu stai analizzando delle cose, scusami, le chiamo così, ma che sono, hai detto, degli alimenti, no? Però chiamiamole cose. Cioè, tu devi passare, devi fare proprio un passaggio, secondo me, devi è brutto, è un imperativo, dovresti, scusami, passare dalle cose che fa accadere queste cose. Perché quello che ti interessa, e torno a ripeterlo, sono le vicende che tu hai in mente, sono bellissime, e che sei convinto di poterle trasferire con questo lavoro. Non è così. Grazie delle osservazioni. Mi fa piacere che le immagini danno degli spunti che fanno a pensare. Posso citare Ernst Haas, un fotografo noto austriaco, che aveva detto che a lui piacciono le foto che pongono anche le domande, no? Che non, certo, bravo, che non danno risposte. Una risposta. E sono contento se già questo sono riuscito a suscitare, cioè a promuovere. Avevo l'occasione l'anno scorso di partecipare con questo progetto a Bolzano Art Weeks e mostre collettive a Dubai e Beirut. Okay. È un progetto un po' maturo che però può andare avanti nella mia vita, diciamo. Assolutamente. In che sono vivo. Va bene. Dunque, grazie Luis. Sì, grazie mille. Grazie Dennis, grazie a voi. Grazie. Abbiamo sforato un pochino, ma è stato un piacere. Dennis, sei unico, questo già lo sai. Non solo per questioni genetica, ma anche per questioni
intellettuali e di rapporto. Grazie, se ti faremo riprendere un pochino dal trauma e poi tenteremo l'approccio per la terza puntata. Volentieri. Grazie davvero. Stasera c'è il derby e quindi ci salutiamo. Ciao a tutti. Microfoni aperti. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao a tutti.